Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare un secondo piatto, andrò a fare il coniglio alla cacciatora. Gli ingredienti che ci occorreranno sono un coniglio intero, due carote tagliate a cubetti sottili, una cipolla tritata finemente, sedano, due o tre coste di sedano tagliate anche finemente, in questo modo. Poi ho fatto un ciuffetto e ho messo all'interno rosmarino, basilico fresco e alloro e ho legato tutto con lo spago. Olio extravergine d'oliva quanto basta, un bicchiere di vino bianco e sale quanto basta. All'interno di una pentola vado ad inserire un filo di olio e lo porto sul fuoco. Accendo la fiamma e faccio riscaldare l'olio. Nel dire gli ingredienti ho dimenticato di dire di aggiungere la passata di pomodoro, quella rustica, 680 grammi. Potete utilizzare anche il pomodoro pelato, 400 grammi. L'olio si è riscaldato, vado ad aggiungere il sedano, la cipolla e la carota e faccio soffriggere. Dopo aver fatto rosolare per bene le verdure, vado ad adagiare il coniglio che ho ben lavato. E lo faccio rotolare da entrambi i lati. Dopo aver fatto rosolare la carne da entrambi i lati, vado ad aggiungere il sale, quindi vado a scalare la carne. Mescolo. Aggiungo il mazzetto di erbe. E mi raccomando, dovete lavare per bene. E aggiungo la passata di pomodoro, quella rustica. Ricordo il peso, 680 grammi. Se volete, potete aggiungere anche i capperi. Anche le olive, quelle nere, come in famiglia qua non piacciono, allora io non le aggiungo. Metto il coperchio e lascio cuocere a fiamma media per 45 minuti circa, o comunque fino a quando il coniglio non è cotto. Si era scaricata la telecamera, quindi mi sono accorta che non vi ho fatto vedere il passaggio dove ho messo il vino. Praticamente, dopo aver fatto rosolare per bene la carne e aver aggiunto il sale, dovete sfumare con il vino bianco. Fate evaporare l'alcol e dopodiché aggiungete il pomodoro pelato oppure la passata di pomodoro, quella rustica. Di tanto in tanto mescoliamo. C'è un profumino.
Bene, il coniglio è pronto. Adesso vado a spegnere e in piatto. Il mio coniglio alla cacciatora è pronto. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!